video sponsorizzato da Game Over Treviglio, sito super accessoriato di console di nuova generazione e di tantissime carte da gioco, fra cui Pokémon, ha tantissimi prodotti e prezzi davvero molto convenienti, quindi che aspetti? Facci un salto! Ma come mai nessuno parla di Time Geyser e Space Juggler? Mistero ragazzi, vi state perdendo un'espansione della Madonna. Ciao ragazzi, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Oggi, come avrete potuto capire dalla copertina e dalla mia intro, parleremo delle due prossime espansioni JRP in uscita l'8 di aprile, ovvero Time Geyser e Space Juggler. Le due espansioni che come protagonisti avranno sia il Dialga e il Palkia di Isui. Oggi ragazzi vorrei parlarvi di queste espansioni perché a parer mio c'è davvero moltissima carne al fuoco e tutto quello che c'è intorno a questa espansione sta letteralmente passando in sordina. Praticamente nessuno si sta cagando queste due espansioni che hanno un potenziale davvero enorme. Prima però di dirvi il perché secondo me dovreste preordinare subito questa espansione, andiamo a vedere cosa ci è stato spoilerato per il momento su questa espansione, su questo set, e vediamo alcuni particolari. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, questi set usciranno l'8 di aprile e riguarderanno Origin Dialga e Origin Palkia, quindi il Palkia di Isui e il Dialga di Isui. Il set di carte per entrambe le espansioni conterrà 67 carte più le Secret Rare, quindi tutte le fuoriserie sono ancora da vedere. Ed è una cosa molto interessante questa perché c'è molto da dire. Il Booster Box costerà 4.950 yen in Giappone. Il prezzo in Italia è davvero molto interessante per il momento, ragazzi, sottolineo per il momento, ma ne parleremo anche di questo dopo. I box conterranno 30 bustine per box, devo dire che sono veramente molto belli, graficamente parlando. Apprezzo molto di più queste forme Origin di Dialga e Palkia dopo aver giocato anche al gioco di Pokémon Leggende Arceus. Devo dire che sono stati molto criticati inizialmente, ma ora come ora sono davvero contento di queste forme di Dialga e Palkia. Andiamo a vedere anche cosa ci è stato spoilerato per il momento per quanto riguarda queste espansioni in termini di carte. Iniziamo da Space Juggler. Space Juggler ci offre per il momento pochissime carte, fra cui il Beedrill V, che io trovo terribilmente orrendo. Poi abbiamo lo Sneasel di Isui, questo mi piace davvero molto. E abbiamo logicamente il Palkia Origin di Isui in versione V e in versione V-Max, che già vi ho spoilerato attraverso alcuni miei social, fra cui Telegram e Instagram. Andiamo a vedere anche Time Geyser, che ha davvero pochissime carte spoilerate, fra cui il Dialga V e il Dialga V-Star. Questa sinceramente l'apprezzo meno rispetto al Palkia, però è pur sempre molto carina anche questa. Altre di spessore non ne vedo per il momento, quindi tante cose ancora devono essere spoilerate. Allora ragazzi, fatte queste premesse e visto giusto due cose per quanto riguarda queste espansioni, ora andrò a dirvi perché non dovete assolutamente farvi scappare questi box e queste carte. Punto primo, vorrei mettervi subito in allerta che questi box in pre-order stanno all'incirca sui 55 euro, sono prezzi che non si vedevano da un anno e passa, quindi l'hype è molto calato rispetto alle espansioni JRP, soprattutto in questa, che in questo momento non viene totalmente apprezzata per alcuni motivi, fra cui il fatto che sono state spoilerate poche carte, ed è un prezzo davvero ottimo. Mi raccomando, se dovete comprarlo, preordinatelo adesso, perché mancano in circa 2 settimane all'uscita dell'espansione, e vi assicuro che quando saremo
in prossimità dell'uscita non costeranno più quella cifra, ve lo garantisco. Perché vi dico che negli ultimi giorni sicuramente il prezzo aumenterà rispetto ai 55 di adesso, semplicemente perché, come in ogni espansione job che si rispetti, negli ultimi giorni vengono spoilerate tutte le rare segrete, le fuoriserie. Quindi inevitabilmente troveremo delle alternative che potrebbero sicuramente riguardare Dialga o Palkia, o perché no, attenzione, gli starter di Isui, la seconda fascia evolutiva degli starter di Isui. Quindi molta attenzione, ragazzi, che ho questa sensazione potrebbero uscire in queste due espansioni. Facciamo conto anche che la prossima espansione che uscirà in italiano sarà Lucentezza Astrale. E in quell'espansione, come avrete potuto notare tutti quanti, come protagonisti dei pacchetti abbiamo la seconda fascia evolutiva degli starter di Isui più Dialga e Palkia. Quindi secondo me è quasi certo che escano molte alternative che riguardino questi Pokémon. Quindi questo è già un punto a favore verso questa espansione, che secondo me rivelerà delle carte davvero eccezionali. Quindi a parer mio, verso gli ultimi giorni il box potrebbe aumentare anche di 15-20 euro cada uno. Un altro fatto che mi fa rimanere abbastanza perplesso è che due espansioni come queste, ragionandoci, possono nascondere delle cose davvero molto interessanti e non hanno avuto praticamente lo stesso hype e lo stesso successo che ha avuto invece Battle Region, Battaglie Regionali, che è stato in modo inspiegabile, a mio parere, pompato da tantissime persone. Molte persone hanno voluto fare il master set di questo set. Io sinceramente lo trovo totalmente assurdo, perché il set non è bello come sembra, anzi è veramente molto sgonfio ed è stato portato alla ribalta soltanto dalle due alternative principali del set, ovvero Camilla e Garchomp e Misty e Starmie, che per carità di Dio sono due carte davvero incredibili, ma due carte non possono fare un intero set. Quindi non capisco tutto questo hype verso questa espansione, che comunque è durato davvero pochissimo, è durato qualche giorno. Infatti quando si sbussano già uno o due box si è letteralmente stufi di questa espansione. Invece per quanto riguarda Time Geyser e Space Juggle parliamo già di qualcosa di molto più succoso. Questo perché hanno molto più carte da poter visionare, soprattutto in termini di fuoriserie. Quindi sono due espansioni che non stuferanno nell'immediato, assolutamente. Quindi a parer mio hanno molto più potenziale queste due rispetto a Battaglie Regionali. Facciamo un attimo un sunto del discorso. Aspettiamoci assolutamente dei prezzi al rialzo per quanto riguarda queste espansioni. Io vi do questo consiglio l'ultima volta: sbrigatevi assolutamente a preordinarle adesso a 55 euro cada uno. Se non sapete dove trovarle, andate nei gruppi Facebook che sicuramente qualcuno vi aiuterà, anche perché in questo momento sono molto disponibili, quindi c'è una grande quantità secondo me di questi box, visto che comunque li stanno facendo a 55 euro cada uno, sia in termini di hype sia in termini di reperibilità è molto alto. Secondo punto del discorso, secondo me, ripeto, queste espansioni nasconderanno delle carte davvero molto incredibili. Occhio quindi a quello che fate. Queste espansioni meritano molto di più rispetto a Battle Region. Quindi ragazzi, questi sono i due consigli che volevo darvi per quanto riguarda queste due espansioni che di cui nessuno parla, praticamente sembrano delle espansioni fantasma per il momento. Fatemi sapere, ragazzi, anche voi qui sotto nei commenti cosa invece ne pensate di questi due set e se li apprezzate quanto me. Tra l'altro hanno da poco spoilerato anche il Machamp Gigamax, che a me piace veramente moltissimo. Ragazzi, prima di concludere il video, io come al solito vi invito a lasciare un bel like di supporto. Se avete voglia,
passate anche dalle mie piattaforme social, trovate tutto qui sotto, Telegram, Instagram e chi ne ha più ne metta. Passate anche da Game Over Treviglio per i preordini di Lucentezza Astrale, mi raccomando, con degli sconti incredibili. Infatti il box andrete a pagarlo soltanto 149 euro con il mio codice sconto e con i sconti attuali. Detto ciò, detto tutto ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!